Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Questo è il secondo video di oggi e io sono Maxi. Allora, andiamo a vedere i contenuti del DLC di San Valentino. Contenuti per il personaggio donna, ragazzi. Come avete visto nel titolo, in questo video andremo a vedere i vestiti e le maschere per il personaggio donna. Mamma mia, che vestiti, ragazzi! Secondo me manco mi nonna. Questo sì, questo già è un bel vedere. Beh, non sono male, a parte che comunque i completi, diciamo, la maggior parte sono come quelli dei DLC precedenti, però comunque sì, oh, ah, bella chiappetta, raga, bella chiappetta. No, a parte scherzi, no, posso sembrare pure come un depravato, sto scherzando. Comunque sì, i completini sono abbastanza carini, sono... A me comunque piace molto il personaggio donna, io gioco sempre con il personaggio donna e quindi si può dire che mi hanno fatto abbastanza felice con questo. Sentite ragazzi, c'è il mio gatto che è andato in calore anche lui a vedere la topolona qui. E niente, in pratica, che stavo dicendo? Affanculo gatto, mi hai fatto perdere. E niente, ci stanno dei bei completini, insomma, delle belle cosine per il personaggio donna. E come stavo dicendo, a me piace molto il personaggio donna, quindi automaticamente mi hanno fatto contento. È quello il punto che stavo dicendo, che il gatto mi ha fatto verde. E quindi niente, poi andremo a vedere anche le maschere, insomma, come state vedendo questi sono tutti quanti i vari altri vestiti che non c'erano nei completi salvati. Riporta anche i vecchi vestiti, quindi in caso che qualcuno non li avesse comprati li può comprare adesso. Quindi diciamo che è solo un'estensione del vecchio DLC di San Valentino, nulla più, non è che sia tutto sto che, a parte la macchina che avete visto prima, non c'è nient'altro di buono, insomma. No, ci sono nuovi completi, nuove cose, però sto vestito non mi piace per niente, cioè non è che sto vestito, queste scarpe, più che altro sono le scarpe da ginnastica sotto a sto vestito. A parte che pure il vestito non è che lascia, insomma, lascia il tempo che trova, raga, fa un po' schifo il vestito. Sa mettere la scarpetta, ma non credo che me... Vediamo un attimo pure se ci stanno altre cose, però vedo che non c'è nulla a livello di cose, insomma, di cappelli e cazzi vari. Quindi niente, facciamo un breve cambio veloce, vediamo, metto un completino, che questo vestito non si può vedere. Mettiamo un bel completino. Vediamo un po', questo rosso mi ispira ragazzi, mi ispira parecchio. Però pure gli altri, questa mutandina... E che volevo dire? Andiamo pure a vedere se ci stanno anche qualcosa in più per le... collane, visto che hanno messo collane, però non mi sembra che ci sia nulla di nuovo, quindi possiamo anche andare avanti, insomma, e andiamo a vedere il passo successivo, ragazzi, no? Andiamo in spiaggia, andiamo a vedere le maschere. Sì, poi c'è stato un bel cambio, un cambio di look, ragazzi, perché proprio non mi piaceva come stava, quindi l'ho fatta proprio puttanona, quindi non vi fate le seghette, che insomma non è il caso. Queste sono le classiche maschere che c'erano prima, ragazzi. Hanno, diciamo, carpito il DLC di San Valentino anche con quello di Carnevale. Di San Valentino c'è solo la maschera di Cupido, perché il resto sono tutte di Carnevale. Io metto sta mascherina pornografica, che come sto vestita ci sta benissimo. Quindi niente ragazzi, io per questo video vi saluto, presenterò anche un video per il personaggio uomo,
a seguire di questo, un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti.